Comandante De Angelis, anche in questo 2017 prosegue l'operazione Mare Sicuro. Sì, anche la Guardia Costiera di Ischia quest'anno sta portando avanti l'operazione Mare Sicuro, iniziata dal mese di giugno e proseguirà fino a tutto il mese di settembre. Chiaramente in questo periodo è intensificata l'attività di controllo e a mare con tutti i mezzi a disposizione, tutti i giorni, intensificando poi l'attività nei weekend. Quest'anno abbiamo messo sull'isola due mezzi e ovviamente è sempre costante la cooperazione con le altre forze dell'ordine. Quest'anno c'è di nuovo l'iniziativa Bollino Blu, sono stati consegnati quasi 200 bollini a dei diportisti virtuosi che sono stati a posto durante le operazioni di controllo, sia dei documenti che delle dotazioni di sicurezza. E devo dire che abbiamo cercato di sensibilizzare già prima dell'estate anche dei diportisti che, nonostante l'attività di prevenzione, comunque ostentano ad avvicinarsi sotto costa e a contravvenire a quelle che sono le prescrizioni dell'ordinanza balneare. Anche quest'anno abbiamo riscontrato notevoli illeciti in questo senso, però devo dire che la presenza sul territorio, se costante, riesce comunque a essere da deterrente. Controlli chiaramente anche alla filiera della pesca. Questo sicuramente dal mare al piatto, su tutta la filiera ittica, sia a mare sia nel controllare all'interno dell'area meno protetta quali tipi di attrezzi vengono rilasciati, cosa che nel mese scorso ha portato anche a sequestri di numerosi ricci di mare derivanti da attività di pesca di frodo in un periodo in cui ne era vietata la cattura, e sequestro di attrezzi non consentiti nelle aree A e B no take della MP.